Mi sono ammalata ben 2 volte quest'anno. Ritrovato la pallina da golf che era sparita. Quello era il rumore della pallina da golf che rotolava sul pavimento. Dicevo, mi allevia tantissimo. Tesorini, ciao. Hola, queridos. Hola, meus amores. Cucu, meus amigos. Siamo qui per un nuovo video che fa parte dei format insieme a Carlotta SMR. Abbiamo deciso di modificare la nostra collaborazione sui preferiti del bimestre in una collaborazione che uscirà 4 volte all'anno. Tara sta miagolando, ormai non essere interrotta. Invece che fare un video ogni 2 mesi, abbiamo deciso di fare 4 video all'anno, ovvero il top 10 della stagione. In questo video vi parlerò della top 10 di questo inverno 2023-2024. Vi invito ad andare a vedere anche il video di Carlotta sul suo canale. Quindi cominciamo con il top 10. Il primo punto è drammatico, nel senso che cultura e svago, gite, viaggi, concerti, mostre. Ho deciso di inserire anche ristoranti e locali perché altrimenti non avrei niente da dire. Non ho fatto nessuna gita, non ho fatto nessun viaggio. Non sono stata né a mostre né a concerti. Mostri e concerti, vabbè. Sono stata solo al ristorante e devo dire in tutto l'inverno mi sembra soltanto un paio di volte. Sono andata poco anche al ristorante perché ho preso prima il Covid a novembre, poi ho picchiato la testa perché sono caduta in terra, poi a gennaio ho ripreso l'influenza e sono stata male praticamente un mese. Quindi siamo usciti poco. L'unico ristorante dove siamo andati degno di nota si chiama Pacino. È un ristorante che si trova a Montecatini e fanno una cucina un'ottima via di mezzo tra l'alta cucina e la cucina normale, diciamo. È un locale che ci piace molto quando vogliamo rilassarci, coccolarci, perché hanno una buona carta dei vini, perché è un locale tranquillo, c'è la musica di sottofondo non forte. Quindi ci stiamo molto bene, ci mangiamo molto bene. Passiamo a serie TV e film. Allora, in realtà le serie che ho preferito in questo inverno sono Petra e Un professore. Se devo scegliere, forse scelgo. Di un film.
film, non ne abbiamo visti molto questo inverno. Mi è piaciuto anche Nuovo Olimpo di Özpetek, ma sicuramente ho preferito Settembre con Barbara Ronchi, un film molto bello, molto lento, con delle belle, con una bellissima fotografia, dei bei colori. Mi è piaciuto veramente tantissimo, anche a Luigi è piaciuto tanto. Veniamo a libri. Allora, il libro in assoluto di questo inverno è Tutti all'inferno di Giorgia Sitta. Non l'ho finito. Ho diversi libri ammezzati perché ne leggo un po' di uno, un po' di un altro, perché sono tutti saggi. E Giorgia Sitta si occupa di psicologia esoterica, psicologia esoterica e alchimia trasformativa. E Tutti all'inferno praticamente si avvale della Divina Commedia di Dante per analizzare l'evoluzione dell'uomo, dell'anima, di una ricerca dell'uomo verso la sua anima. Si è aperto un mondo. Ho scoperto questa psicologa quando mi sono ammalata e sto guardando tutti i suoi video e ho comprato i suoi libri e li sto leggendo. Sto facendo una sorta di terapia da sola, avvalendomi di tutti questi strumenti, quindi sto leggendo anche altri libri, ma attualmente il top questo di Giorgia Sitta. Evento o momento memorabile, speciale. Direi che l'evento speciale di questo inverno è che ho fatto il secondo livello di Reiki. Ci tenevo ad avere anche il secondo livello perché con questo secondo livello si può fare il Reiki mentale e soprattutto il Reiki a distanza. Dire che per come mi sento io, mi sento molto più portata verso il Reiki a distanza, nello spazio e nel tempo, e il Reiki mentale, perché la seduta classica di Reiki è tanto lunga e fisicamente mi stanca molto tenere le posizioni. Il Reiki mentale invece è molto più veloce e anche il Reiki a distanza diversi e soprattutto una posizione diversa. Lo sento molto più affine a me e mi piace perché con il Reiki a distanza posso inviarvi dei proprio Reiki tramite video e ogni volta che voi li guardate e esprimete l'intenzione di ricevere il Reiki vi arriverà. E poi è molto bello anche perché si può andare a sanare, tra virgolette, anche situazioni del passato o mandarci del Reiki nel futuro. È una cosa molto bella e sono contenta di aver fatto questo secondo livello. Per adesso credo di fermarmi qui perché il terzo livello serve per diventare master, ma sinceramente io non sono interessata a fare l'insegnante di Reiki, per cui il secondo livello per quello che interessa a me è sufficiente. Allora, veniamo agli acquisti. Beh, allora, ho dovuto sequestrare la pallina da golf a Tara perché stava facendo un gran caos. Per cui appena ho finito il video gliela restituirò. Povera Tara. Intanto magari ci faccio un po' di tapping. No, vabbè, poverina, le ho dato un topino, fa un po' di rumore lo stesso, ma è il topino quello che non fa, quello senza sonaglini dentro. Dicevo, faccio fatica a dire una sola cosa che per ogni voce, per cui devo dire che l'acquisto top in assoluto è la scopetta aspirapolvere della Dyson. Mi è costata un occhio della testa, veramente.
però sono soldi spesi bene perché finalmente perdo continuamente il filo del discorso perché Tara mi interrompe. Allora, che stavo dicendo? Ok, questa scopetta mi allevia molto perché passo continuamente l'aspirapolvere da quando abbiamo Tara perché perde tanti peli, perché comunque due gatti in una casa così piccola mi portano i sassini della sabbiera ovunque, quindi è tutto un continuo passare aspirapolvere. L'altra vecchia che avevo l'ho praticamente fusa, non aspirava più e ho usato un po' quella col filo, ma capite anche voi che passare l'aspirapolvere col filo in una casa piccola dove si incastra continuamente anche due volte al giorno è veramente impegnativo. Quindi sono andata per comprare il Dyson e poi mio marito ha insistito perché prendessi quello migliore, quello nuovo, il nuovo modello, perché dice: guarda, non ti voglio più sentir brontolare l'aspirapolvere e non riesce a tirar su la sabbietta dei gatti in giro. Quindi devo dire che sono super contenta di averla acquistata, anche se mi è costata veramente tantissimo. Poi ho acquistato tante cose durante l'inverno, però questa diciamo che vale veramente la menzione. Altre cose di cui sono molto felice però sono vari mazzi di oracoli e tarocchi che ho acquistato un po' su Vinted, un po' su Amazon. L'ultimo è questo. Che sono tarocchi realizzati da un'artista italiana. E sono bellissimi. Hanno solo un difetto, sono scritti in inglese qua. La carta è scritta in inglese. Sono in bianco e nero con oro. È mia intenzione fare uno show and tell su questi tarocchi perché sono di una bellezza incredibile, sperando che non diano problemi, questo oro che non dia problemi di riflesso nelle riprese. Quindi se vi piace comunque l'argomento tarocchi e oracoli, sto facendo uscire diversi video sul canale comunque, sia di lettura che di show and tell dei mazzi. Anche se sono visti poco come tipologia di video, a me piace molto farli, per cui spero che quei pochi interessati apprezzino. Poi veniamo all'altra voce, evento, acquisti, ok, moda e accessori. Delle cose su Vinted che sono in assoluto gli acquisti di moda e accessori che mi hanno fatto più soddisfazione. Ho acquistato anche cose su Amazon molto carine, delle maglie. Se vi piacciono i video di acquisti, seguitemi su Monica Vlog. Non sono in stile ASMR tesori, però lì vi faccio vedere tutto quello che compro, anche la spesa al supermercato. Sono molto contenta perché ho acquistato su Vinted una borsa di Carpisa, un portafoglio di Carpisa molto bello ed un cardigan di lana con la mezza manica che io ho sfruttato tantissimo perché per stare in casa mi fa comodo sotto la maglia più leggera mettere questo cardigan che mi fa caldo ma allo stesso tempo mi lascia le mani libere senza impicci. Allora, veniamo a make-up e cosmesi. Ringrazio Jessie SMR perché grazie a lei ho potuto scoprire il mascara Vicious di Nabla. Ora con questa illuminazione forse non si vede, però guardate, guardate le mie ciglia. Io ho delle ciglia cortissime, cortissime. E devo dire che è veramente molto bello, adatto anche a chi ha le ciglia corte, e quindi come make up e cosmesi metto quello come top
molto quando fanno il soft spoken. Non farò nomi per non fare torto a nessuno, perché mi dispiacerebbe che qualcuno poi ci rimanesse male, che dice: ah, ha nominato quello, non ha nominato me. Quindi questi i miei trigger. Ma veniamo alla fine del video con la frase o pensiero. Una frase che non ricordo dove ho trovato ed è di Jackson Kidd. Allora, riscoprire chi siamo e perché ciò che accade, accade grazie a quello che noi riflettiamo negli altri. Tutto quello che ti dà fastidio ti insegna la pazienza. Tutto quello che ti abbandona ti insegna a stare in piedi da solo. Tutto quello che scatena la rabbia ti insegna a perdonare ed essere compassionevole. Tutto quello che ha potere su di te ti insegna a recuperare il tuo valore. Tutto ciò che odi ti insegna ad amare incondizionatamente. Tutto ciò che temi ti insegna ad affrontare la paura. Tutto quello che non puoi controllare ti insegna a lasciare. Ragazzi, per me queste sono parole sante che dovrei leggere ogni mattina appena mi alzo ed ogni sera prima di andare a letto, perché è veramente, io ci trovo tanta verità in queste frasi, in queste affermazioni, e se riuscissimo a